Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La prossima meta ci porta lontano da casa, per la precisione al Casematte Museum di Converschenhout, sulla diga di Afsluitdijk in Olanda. Gli accessi a questa interminabile diga furono fortificati prima della Seconda Guerra Mondiale con 17 casematte e ricoveri ed ora sul lato orientale sono diventati un bellissimo museo. Le opere, facilmente individuabili anche su Google Earth, sono complete di tutto e i manichini le rendono quasi vive. Le posizioni fortificate sul lato orientale della diga furono attaccate dai tedeschi il 12 maggio 1940. Se fossero cadute, i tedeschi avrebbero potuto conquistare la provincia dell'Olanda settentrionale da nord, ma così non fu. I cannoni antiaerei, che contrastarono efficacemente gli attacchi degli Stukas, l'artiglieria sapientemente piazzata, le numerose casematte con le loro mitragliatrici e i cannoni anticarri da 50 e l'appoggio di una cannoniera dal mare, fermarono l'impeto tedesco, che dopo 2 giorni di battaglia decise di desistere e concentrarsi su zone meno difese. In questo modo proseguirono nel piano che mise in ginocchio i Paesi Bassi in pochi giorni. Dopo la capitolazione dei Paesi Bassi, le fortificazioni della diga furono riutilizzate dalle truppe tedesche e implementate con 3 casematte per cannone anticarro da 50 mm, ma non entrarono più in azione. Infine, tra gli anni 1952 e 1960, vennero implementate con l'interramento di 4 carri Sherman. Le mitragliatrici originali vennero sostituite con dei Bren e delle Vickers e vennero aggiunti dei mortai e dei cannoni a 75 mm anticarro. L'unica pecca del museo è che è tutto in olandese, senza traduzioni. Buona visita! Bene, direi di farci accompagnare nella visita da questo soldato tipo olandese. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Jan. Ok, allora dove ci porti adesso? Beh, direi adesso di portare a vedere una casamatta ricovero. È una casamatta priva di armamenti, ma con tutti gli strumenti necessari per la sopravvivenza della truppa. Ok, Yang, la prossima casamatta qual è? Il prossimo bunker che andremo a visitare consiste in un'opera finalmente armata. Non si tratta soltanto più di un ricovero, ma si tratta di un centro comando equipaggiato con un osservatorio più una Schwarzlos.
eccoti qua. Ti avevo perso. Dove si va adesso? Ecco, adesso andiamo a visitare un'altra casamatta che però non abbiamo costruito noi. L'hanno costruita gli invasori tedeschi e infatti si nota che è molto più misera delle nostre imponenti casamatte. Questo bunker è un classico bunker del muro atlantico, infatti è un bunker con un anticarro ma senza ricoveri per la truppa. Inoltre è dotato di un caratteristico Tobruk. Curiosa questa casamatta così diversa, ma adesso torniamo alle costruzioni olandese. Cosa andiamo a vedere adesso, Jan? Questa casamatta è una delle più imponenti di tutto il museo. È armata esteriormente con una trincea cementata, con dei ricoveri per le munizioni corazzati. È dotata di un periscopio e inoltre ha una mitragliatrice, una singola mitragliatrice, che è una Browning calibro 50 che è utilizzata da un soldato americano, stranamente allocato in un bunker olandese. Molto curiosa la scelta tattica di una così grande massa di cemento per ospitare una singola mitragliatrice. Jan, portaci adesso a vedere il blocco più importante del museo, dai! Dato che il dolce arriva sempre per ultimo, adesso andiamo a visitare l'opera con i due cannoni anticarro più un osservatorio frontale. L'opera è composta da due piani, di cui uno interrato, nel quale sono allocati due pozzi e i locali per la truppa. I cannoni anticarro non sono in loco, ma il proprietario del museo ha curiosamente messo due cannoni ad avancarica. Sono abbastanza buffi perché sono due cannoni ruotati che non si sa bene cosa facciano lì, però ci sono delle foto che indicano, delle foto dell'epoca che fanno vedere bene come erano fatti i cannoni da 50 mm che erano ospitati all'interno di quest'opera. Questa è una delle opere più grandi di tutto lo sbarramento e all'interno si possono anche vedere alcuni cannoni di altro tipo e un plastico dell'opera. Più in là si trovano anche un generatore situato curiosamente in un piccolo locale distaccato da tutti i bunker e più in là ancora si trova una torretta di uno Sherman che era interrata, un carro interrato nel terreno e infine un ultimo bunker che era un ricovero con un osservatorio, ma di questo non posso parlare dato che in ristrutturazione non ho la licenza museale per farvi la visita virtuale.
Jan vi saluta e vi augura buon rientro in patria.